Da tantissimo tempo si parla dell'interporto di Alessandria, di questo nuovo scalo merci che darebbe veramente un respiro alla città incredibile, a tutto il territorio. Finalmente stiamo addirittura d'arrivo, sarà firmato un protocollo d'intesa. Quali sono i margini e i contenuti di questo protocollo d'intesa? Beh, purtroppo la politica ha sempre tempi lunghi. Il protocollo d'intesa è la conclusione di un percorso che è iniziato addirittura nel 2018, quando con un emendamento al decreto Genova abbiamo stabilito che si debba fare qua il retroporto e è stata indicata questa come zona logistica semplificata. E nella legge di bilancio del 2019 sono stati inseriti 2 milioni di euro per fare questo studio. Lo studio è quasi completato. Il protocollo d'intesa serve proprio a mettere insieme tutti gli enti interessati dal retroporto, quindi anche il Comune di Alessandria, la Regione Piemonte, oltre al Ministero dei Trasporti, per limare questo progetto e definirlo, dopodiché ci sarà l'analisi costi-benefici e dopodiché bisognerà trovare le risorse per finanziarlo. Indicativamente quello che il Ministero ci dice è che dovrebbe costare circa 250 milioni di euro, però insomma è un passo avanti importante perché vuol dire che il governo vuole realizzarlo e vuole investire qui. Si può già ipotizzare un tempo, una tempistica? Beh, come ho detto, il protocollo d'intesa sarà firmato nelle prossime settimane, quindi si aspetta che tutti gli enti interessati diano la loro disponibilità e scelgano una data. Dopodiché l'analisi costi-benefici penso si possa concludere entro fine anno e questo ci permetterebbe già in legge di bilancio di lavorare per reperire le risorse. Poi fare promesse sui tempi di realizzazione dipende da quando si troveranno i soldi, ma una volta trovate le risorse, poi realizzare le infrastrutture non dovrebbe impiegarci così tanto tempo. Tante volte la popolazione non capisce i grandi progetti perché si sofferma sulle piccole opere. Può dire il significato di questa grande opera per il territorio dell'Alessandrino? Prima di tutto vuol dire rimettere a sistema e far tornare a utilizzare quello che è il secondo scalo ferroviario d'Italia, che attualmente è assolutamente sottoutilizzato, che è il nostro, quello di Alessandria, dopo quello di Bologna. Significa una scelta strategica perché la concorrenza territoriale è stata enorme su dove realizzare con risorse pubbliche, con le ferrovie dello Stato, questo tipo di interporto, perché ci sono anche altri territori che hanno ovviamente questa ambizione e altri scali ferroviari che ce l'hanno. Quindi questa è la valenza politica di essere riusciti a ottenere che si investa o che si lavori per investire su questo territorio. E poi c'è la questione occupazionale, perché insomma, in base a come verrà realizzato questo scalo, si creeranno le condizioni, e qua dovrà essere brava anche la politica a gestire questo scalo per portare aziende del settore della logistica che diano anche un valore aggiunto e creino anche delle industrie, delle aziende manifatturiere di trasformazione legate alla logistica per portare posti di lavoro. Questo è il primo punto. Il terzo valico ci dà l'opportunità di rendere Alessandria il retroporto naturale di Genova e quindi di creare qui un hub della logistica che dia occupazione di cui la nostra città ha estremamente bisogno.